Onorevole D'Amato, prego. Frau Diamato. Grazie Presidente. Sì, anche noi siamo d'accordo che in quanto parte contraente dell'ICCAT, l'Unione Europea ha il dovere di recepire la raccomandazione 1605 sulla ricostituzione degli stock di pesce spada nel Mediterraneo. Tale raccomandazione stabilisce un piano di recupero che tiene conto delle specificità dei diversi tipi di attrezzi e delle tecniche di pesca. Nell'attuare il piano di ricostituzione, l'Unione e tutti gli Stati membri dovrebbero impegnarsi a promuovere le attività di pesca costiera e l'uso di attrezzi e tecniche di pesca selettivi, che riducono l'impatto ambientale, compresi gli attrezzi e le tecniche utilizzate nella pesca tradizionale e artigianale. Perché? Perché garantiscono in tal modo un livello equo per le comunità di pescatori locali e mi pare che il relatore su questo sia abbastanza d'accordo nello sforzarsi ad aiutare questo tipo di pescatori. Bisogna porre attenzione anche sul fatto che nel Mediterraneo lo stock in questione viene sfruttato anche da altri paesi non europei, quindi non sottoposti alle nostre rigide regolamentazioni. Ed è per questo che un fermo totale non avrebbe, secondo noi, alcun senso. In aggiunta, il Mediterraneo è anche una grande attrazione per la pesca ricreativa, ragione per cui la raccomandazione in questione si applica anche a questo settore. Restano ancora altri punti su cui chiedo a tutti di poter lavorare. Ad esempio, all'articolo 13 si prevede una norma generale per cui le catture accessorie di pesce spada non possono eccedere quelle di altre specie a bordo, ma senza fissare un limite unico a livello europeo. Faccio notare, nello stesso testo si parla di bycatch limits fissati dagli Stati membri nei piani annuali di pesca. Quindi il testo ci pare quantomeno contraddittorio o perlomeno poco chiaro. Altro punto, tutta la parte relativa al sistema di controllo è impostata per un controllo da parte della Commissione. Ciò non solo non è previsto dalle raccomandazioni dell'ICCAT, ma si parla pure di Vessel Monitoring System, il VMS, che dovrebbe rimanere acceso anche durante la permanenza in porto, cosa che non è facile, non è di facile applicazione per le barche più piccole. O ancora l'articolo 24 sulla notifica preventiva al rientro in porto, le procedure previste non tengono conto delle dimensioni anche organizzative, non solo di lunghezza fuori tutto. Quindi raccomandazioni della nostra flotta che è costituita da imbarcazioni di piccole dimensioni per la maggior parte. Quindi se un pescatore pescasse a meno di 4 ore dal porto, cosa dovrebbe fare? Restare in mare e attendere, visto che deve avvisare almeno 4 ore prima? La notifica di almeno 4 ore prima non è prevista oltretutto nella raccomandazione dell'ICCAT. Infine, ma non per ordine, in ordine di importanza, non è previsto nessun incentivo all'uso di attrezzi meno impattanti, come il circle hooks, ma si prevede soltanto il numero e la loro dimensione. Queste sono alcune delle ragioni, alcuni dei punti su cui lavoreremo e daremo il nostro contributo.